Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo episodio di Yo-Kai Watch 2, Let's Replay Psicospettri. Nello scorso episodio abbiamo appena completato le tre missioni chiave che purtroppo ci richiedono in ogni capitolo e siamo pronti per potenziare il nostro Yo-Kai Watch e passare dal rango E al rango D. Perché rango D? Perché A, B, C, D, E. E quindi dato che andiamo a ritroso, D, perché siamo a rango E. Andiamo quindi dal signor Vitaliano per vedere se può potenziarci l'orologio. Buongiorno. Ah, finalmente sei arrivato. Dunque, benvenuto all'ora di Vitaliano. Inizio subito a potenziare lo Yo-Kai Watch. È quel che vorrei dire. Però prima temo di doverti chiedere un favore. Un favore? In verità ho finito l'infuso di erbe. Magari è l'età, ma non riesco a lavorare se prima non bevo quello. Perdona la sfacciataggine. Andresti in erboristeria a prendermene un po'? Va bene, dov'è questa erboristeria? È un negozio che si chiama Fior di Salute a Campo Fiorito. Conto su di te. Va bene, i soldi! Sgancia nonnino per l'erboristeria. Mica è gratis, oh! Tu lavori gratis per lo Yo-Kai Watch, ma io sono un bambino, non è che mi faccio i soldi così a caso, eh. Cioè, se li stampassi io pure pure, ma non li accetta. Questo guarda, i bambini che giocano, io chiamerei la polizia. Fior di Salute, eccoci qui. Ah, buongiorno, signor Guari. Buongiorno. Il signor Bellavista mi ha chiesto di ritirare qualcosa per lui. Bellavista dell'ora di Vitaliano ti ha mandato a fare commissioni, eh? Va bene, preparo il solito. E non preoccuparti per il pagamento. Lo metto sul conto di Bellavista. Ma questa è la medicina potente! Però qui, ragazzi, si possono comprare effettivamente dei rimedi per i nostri yokai. Vigorium è medicina disgustosa che costa 30. Tra l'altro, la medicina potente non è quella lì dorata. Quella dorata si usa in puni puni, invece quella potente è quella blu qui. Eccovi qua, vi stavo aspettando. Era questo quello che voleva? Sì. Spero. Sì, proprio quello che mi serviva. Mi farà lavorare di buona lena. Quindi può cominciare a potenziare lo Yo-Kai Watch, giusto? Ti prego, dimmi di sì. Dunque, vediamo se è così bravo a fare favori che pensavo di. E ora che altro c'è? Mi sembra di aver lasciato da qualche parte il mio cacciavite speciale. È importante! Lo ha perso? Dove l'ho usato l'ultima volta? L'ho lasciato in un negozio del corso del commercio. Si chiama Che Scoperta. Il proprietario è un vecchio amico. Il negozio apre solo di notte. Ma di notte non posso uscire. Ma qualcosa mi dice che c'è una soluzione alquanto semplice. Beh, dovremmo chiedere a Baku. Eccola qui! Baku? Splendido, sei amico di Baku. In questo caso sarà piuttosto facile. Sì, Baku mangia il sonno. Non sei stanco di notte? Facile sgattaiolare via. E se i miei lo scoprono? Ah, non ti preoccupare. Giusto, Baku veste i tuoi panni, inganna la mamma. E il papà, Baku, Baku, Baku! Squinternata. Bel trucco, Baku. Perfetto, quindi possiamo uscire di notte allora. Bene, andiamo a dormire a questo punto. E ragazzi, uscire di notte comporta una cosa molto rischiosa. A breve vedremo quale. Ma un gran sonno, Baku. Succhiami via tutta quanta la stanchezza, ti prego. Brava. Magari si potesse fare. Eh? Ero super stanco fino a un attimo fa, ma ora sono sveglissimo. Gnam, sonno, ora Baku fa il prossimo trucco. Certo che uno yokai che si trasforma sarebbe molto utile. Per fare scherzi. Wow, è piuttosto strano guardare me stesso dormire. Sì, una volta ho fatto un sogno dove io vedevo me stesso che veniva verso di me ed è stato tremendo. Non so neanche perché lo trovassi spaventoso, ma era strano, mi sono svegliato di soprassalto. Dunque, usciamo in silenzio, così i tuoi genitori non ci sentono. Perfetto. Ne sono uscito vivo, per fortuna. E bisogna entrare qui, giusto? Ciao, mi scusi. Ti interessano queste cianfrusaglie? Sei un bimbo strambo. Mi manda il signor Bellavista. Ah, sei qui per quella cosa che quel testone ha dimenticato, eh? Era ora. È rimasto qui per secoli. Pensavo se ne fosse dimenticato. Ecco, tieni ragazzino, e avverti il signor Bellavista di non perderlo di nuovo. Super cacciavite. Bene, grazie. Ora possiamo potenziare l'orologio. Andiamo all'ora di Vitaliano.
Perfetto. Io già mi pregusto quello che accadrà ora. Ecco, non si può passare di qua. Usiamo l'uscita. È l'uscita. Ho una brutta sensazione al riguardo. Non può essere. Non può essere nient'altro. Sta arrivando! Ragazzi, la Terror Knight. Eccolo che arriva! È il terrore onirico, siamo in grossi guai! Scappiamo! Ma dove dobbiamo andare? Dove? Questo non lo so. Già. È ovvio che non lo sai, Whisper. Corri e basta! Ah, l'uscita non viene segnata subito, no? Sul serio, Whisper, dove dobbiamo andare? Ok, l'uscita è comparsa qua giù. Ok, dov'è allora? Fregate! Un po' lontanina, eh? Koros è proprio qui. Ok, ci siamo. Ok, qui va bene. Qui non c'è nessuno, vero? Ah, c'è la sentinella lì. Se la sentinella fa il giro che se ne va, bene. Fregata! Ciao! Uno, no, la slot guy, no, uno solo, no. Ah. A parte che se sconfiggete Koros poi avete tutto quanto il tempo di stare qui a girare, a prendere le cose per la slot guy. Tra l'altro possono arrivare altri due Koros ogni volta che scatta un quarto. O un terzo. Un terzo, sì. Ah, sembra che tutto sia di nuovo normale, più o meno ce l'abbiamo fatta. Che spavento, perché il terrore onirico capita sempre così all'improvviso? Il terrore onirico è la manifestazione delle paure dei bambini, va bene. Ok, spero di non incapparci mai più in questo terrore onirico. Bene, allora torniamo a casa, dobbiamo andare a dormire. A parte noi, il signor Vitaliano dovrebbe stare sveglio a quest'ora. Al lavoro! Bene, bene, ha riportato il mio cacciavite preferito. Oh, come mi sei mancato, cacciavitino. Finalmente posso mettermi a lavorare. Teta, prendi e datti da fare, va. Muovere le manine, su, su. Tieniti forte, speriamo. Siamo sicuri? Questo tizio è riuscito a perdere il suo attrezzo preferito. Abbassa la voce, non fargli venire in mente altro da farci fare. Avete detto qualcosa? No, nulla di nulla. Fatto! Finito! Il potenziamento dello Yokai Watch è completo! Da qua, nonnino. Ora puoi fare amicizia con Yokai ancora più forti? Evviva! Anche se abbiamo visto Yokai di rango C come se nulla fosse. Vai alla scuola elementare di Valdoro, sì. Dobbiamo scoprire il segreto che c'era alla scuola elementare. Quindi bisogna entrare però da qua al lato. Ok, entriamo da qui. Dalla porta dei professori. Ah, wow, cos'è questa strana nebbia dentro la scuola?
Qui c'è decisamente lo zampino di qualche yokai. Ti prego, dimmi che l'ho solo immaginato. Cos'era quel rumore? Mi sembra di aver già sentito questo suono. No, sembra che si sia fermato. Il suono viene dall'alto. Andiamo al piano di sopra, Link. Wow, che nebbia strana, però. Ah, oggetto! Bambola di ferro, ottimo. Quindi dobbiamo andare di sopra. Ci saranno sicuramente altri yokai qui dentro, vero? Oh! Ah, meglio... Che succede? Ah, ancora quel suono. È un suono che conosciamo bene, a dire il vero. Quel suono... L'ho sicuramente sentito da qualche altra parte. Aspetta, non potrebbe essere? Non è possibile. Potrebbe essere... Una capsula gigante! Che spavento, corriamo al riparo! Eh già, lo è, a quanto pare. Una simile stranezza può significare una sola cosa. Dobbiamo raggiungere il primo piano e scoprire la causa di tutto questo. Ok, allora. Però prima dobbiamo un attimino andare qui da Fiammocchio e salvare per sicurezza. Allora, aspettiamo pazientemente. Eccola qui che arriva, infatti, un'altra palla. Un'altra capsula. Poi apriamo giusto tanto per... Ma rientriamo subito. E poi andiamo anche qui. E in questo caso affrontiamo Pupo Mimo. Vediamo un po' cosa c'è qui dentro, qualcosa che ci possa aiutare. Ok. Non male, non male. Stemma semplice. Ok, quindi possiamo ora proseguire qui sopra. Sì, quando arriviamo praticamente alle scale si fermano le palle. Saliamo allora, vediamo un po'. Anche qui altre palle, sì. Il suono viene dal piano di sopra. Andiamo al piano di sopra allora. Però qui c'è un oggetto che vorrei prendere. Bambola di bronzo, ottimo. Wow, scusi. Siamo in trappola, però... scusa, però volevo prendere l'oggetto io, come facevo? Entra qui, perfetto. Allora, qui non c'è niente, vero? No. Dobbiamo fare sto giochetto. Entra e esci, entra e esci. Ah, dalle scale arriva. Buono a sapersi. Quindi devo prendere le scale, devo. Buono. Ok. Sopra di noi c'è il tetto. Si può correre fino in biblioteca all'inizio. Puoi comunque aspettare, ecco. Quindi una gira e una va sopra. O meglio, va dritta, più che gira. Ok, ci siamo. Salviamo. E ora, dritti verso la prima boss fight. Non vedo niente di strano qua su. Ma ero così sicuro che il suono che sentivamo venisse da qui? Whisper! Oh no, che sta succedendo, Link? Qualcuno mi aiuti! Whisper! Vedo un essere strano. Bellissimo ragazzi, questa qui proprio è una delle entrate in scena più belle di sempre di Yo-Kai Watch, di un nemico. Ok, lui ha un punto debole, però lo rivelerà solo quando gli faremo abbastanza danni.
Quindi direi di cominciare con un bel Energimax. E via. A parte che gli facciamo male da far paura. Ok, ora continuate a combattere. Perfetto. Il cuore. Anche se ragazzi vorrei fare una cosa prima. Che ci vieni, vieni. Fregato. E ora il cuore, vai. Vai Kanom, conto su di te. Accidenti. Eccolo qua. Gnam gnam gnam, mangiatelo. Beh ragazzi, è andata piuttosto velocemente sta lotta, eh. Mi sa che sono di un livello troppo alto. Non sono neanche al 10. Però mi sa che è troppo alto il livello. Non è che ho fatto chissà quante lotte poi. Ecco, neanche al 10 sto con gli yokai. Strano. Però va bene. In realtà questa lotta è molto semplice, però si dovrebbe affrontare con un livello 5, massimo 6. Ma va bene comunque. Questa cosa non è stato un problema per noi. Credo mi aspetti una bella barretta di cioccolato adesso, Link? C'è qualcosa però che ci stiamo dimenticando. Che problema c'è? Mi sembra di aver dimenticato qualcosa di importante. Se te ne sei dimenticata, probabilmente non era importante. Questa è una reference a Due Uomini e Mezzo. Sì, hai ragione, andiamo a casa. Miao, sbrigati, mi farei perdere le vicine al mio in TV. L'ho letta male, ma va bene. Un'enfasi sbagliata. Ehi, è il vostro importantissimo balletto yokai? Non lasciatevi, aspettate! La cosa buffa è che quando facevo... rigiocavo per conto mio Yokai Watch, quando potevo saltare le scene le saltavo, quindi alcune cose non me le ricordo. Oh cielo, non posso ancora credere a cosa mi hai fatto ieri. Che poi in realtà Spirit Ossi l'ho giocato sì 7-8 volte, ma non leggevo niente, allenavo sempre i soliti yokai perché volevo arrivare a un punto preciso del gioco e passarmi alcuni yokai. Quindi alla fine non è che l'ho mai giocato veramente per 8 volte di fila. Vorrei tanto tu lo smettessi di dimenticarti di me. Scusa. Oh, mi sono appena ricordato, Link, ho una nuova app, si chiama Yokai Watch Blasters. Yokai Watch Blasters? Sì, è un'app estremamente popolare tra gli yokai al momento. Va bene, tutti quanti conosciamo Yokai Watch Blasters. Ovviamente se si giocasse con gli amici sarebbe più divertente. Poi è diventato un gioco vero e proprio che abbiamo finito la scorsa estate del 2020 in compagnia, in quella bellissima live dove abbiamo fatto praticamente tutto. Ragazzi, ad ogni modo anche questo episodio di Yokai Watch finisce qui. Come sempre in descrizione trovate i link dei social che vedete a schermo. Se ancora non siete iscritti magari fateci un pensierino e noi ci vediamo ovviamente alla prossima. Bye bye!